Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione merci. Affiliato TSS Group per la distribuzione regionale e DHL per quella nazionale e internazionale. Serata conviviale sabato scorso per il Rotary Isola d'Elba. Presenti all'incontro organizzato all'Hotel Airone esponenti della Fondazione Isola d'Elba Onlus, dell'Associazione Albergatori e della Confesercenti. Relatore della serata, Massimo Biagini, direttore generale della Confesercenti Toscana e responsabile nazionale per il turismo, che ha parlato di commercio e turismo da rilanciare nei piccoli comuni e nelle isole. Le guerre regionali, i conflitti interni ai paesi da un po' di anni hanno favorito il turismo in Italia, sia sul lato adriatico sia su quello tirreneo. Quando nel Nord Africa, in Grecia scoppiano le rivolte, è chiaro che poi il turista, soprattutto occidentale, si ripara nei lidi tradizionali. Bisogna riuscire non più ad andare in ordine sparso, ma dare un messaggio forte utilizzando tutti i meccanismi. La ricorrenza napoleonica, per esempio, metterà bene o male sotto i riflettori questa località. Mi a riuscire a parlare dell'Elba e a parlare di altro, perché oggi viviamo in un mondo un po' complicato, dove l'Italia è una destinazione debole. Allora, i grandi flussi, le grandi numeri si fanno intercettando questi grandi paesi. Se la destinazione Italia è debole, difficile immaginarsi che uno parte da Pechino perché vuole proprio andare a vedere la residenza napoleonica dei Molini, oppure per forza vuol venire al mare in Toscana. È più facile andare a intercettare le nicchie, però con le nicchie non sempre si fanno grandi numeri, quindi bisogna anche noi risintonizzarsi sulle questioni del turismo, su come si affronta, e dobbiamo perdere la spocchia toscana. Lo dico perché, essendo toscano e fiorentino in particolare, quella ancora di più, dobbiamo non dormire sugli allori, dobbiamo riuscire a innovare, dobbiamo riuscire a spingere e dobbiamo riuscire a fare squadra, cosa che in Toscana non ci riesce tantissimo. Però oggi da solo credo che l'impresa sia destinata a non raccogliere quanto investe.